Amiche di 40 Viaggi, oggi viaggiamo con Michela Garosi, che seguo da quando la vedevo in TV perché era una protagonista di Donna Avventura. Più viaggiatrice di lei non c'è nessuna. Lei si definisce una cittadina del mondo, proprio come il filosofo che le ho abbinato, Socrate. Ciao Michela! Ciao Laura e ciao amiche di 40 Viaggi. Tu Michela sei fiorentina, bergamasca di adozione e poi una grandissima viaggiatrice. Io sono una tua fan da quando hai fatto Donna Avventura e poi hai fatto dei viaggi, il tuo lavoro, la tua vita. Raccontaci un po'. Sì, per me viaggiare è un impulso irrefrenabile, l'essenza. Non ho mai smesso di viaggiare. Con Donna Avventura ho avuto la possibilità di esplorare il mondo in lungo e in largo attraverso 4 continenti e anche da allora, dal 2014, in occasione dell'ultima edizione, ho continuato scrivendo in un blog di viaggio e collaborando con varie riviste del settore travel. Perché mi piace condividere, mi piacciono le mete esotiche, mi piacciono le mete remote, lontane, mi piace anche la solitudine in viaggio, ma poi mi piace portarmi a casa il ricordo e la condivisione con chi è rimasto a casa. Io infatti continuo a sognarti sempre perché con il tuo blog che è The Travel Lover ti seguo sempre, per cui fai sognare me e fai sognare tutte le viaggiatrici di 40 Viaggi con i tuoi viaggi meravigliosi. Grazie. Michela, la tua filosofia di viaggio qual è? Per me viaggiare è vivere, come disse Andersen. Oltretutto mi sento un po' una cittadina del mondo. Quindi sono nata a Genova, sono cresciuta a Firenze, mi sono trasferita a Milano e poi a Bergamo. Quindi diciamo che le radici non le ho mai messe. Allora, tu ti definisci una cittadina del mondo, per cui l'abbinamento che ti ho fatto, perché sono una fan del filosofo che ti sto per annunciare, è perfettamente calzante a te. Cittadina del mondo, come si autodefinisce Socrate? Socrate è un filosofo di secoli e secoli fa, un filosofo ateniese che fu uno dei più grandi viaggiatori di testa del mondo. E si autodefinì cittadino del mondo proprio come ti sei definita tu. Quindi l'abbinamento tra te e Socrate mi è venuto molto spontaneo, anche perché ho letto su di te, perché ti seguo da tanto tempo, che il tuo modo di viaggiare è un modo molto avventuroso, molto spartano. Socrate era un po' spartano, per cui l'abbinamento tra te e Socrate mi è venuto molto spontaneo. Grazie per l'associazione, ne sono onorata, perché il filosofo è un filosofo importante. Certamente io sono una viaggiatrice essenziale, minimal, perché l'avventura non si può fare con un bagaglio troppo appesantito, no? Si parte leggeri e si torna carichi di esperienze, di ricordi, quindi di vita vissuta. E quindi si torna appesantiti, ma si parte sempre leggeri. Leggeri, quindi zaino in spalla, laddove possibile, traccio sempre degli itinerari più o meno avventurosi e cerco sempre di portare il minimo con me, ecco. Per viaggiare non c'è bisogno di tanto, di troppo, ma c'è bisogno della testa, no? Di un progetto, di apertura mentale per saper cogliere gli stimoli e per saperli poi anche trasmettere e riportare a casa. Michela, prima di farmi raccontare il primo itinerario di viaggio, e quindi ci farai sognare sicuramente, io vorrei che tu raccontassi anche il tuo aneddoto sulla passione per i fari. La passione per i fari è nata, credo, nel lontano 2012, in occasione di un viaggio all'avventura nelle coste dell'Oregon. Diciamo che i fari in quell'occasione, nelle coste dell'Oregon e del nord della California, sono stati i miei unici compagni di viaggio. L'America è ricca di fascino, non solo nelle grandi città, ma ci sono tanti itinerari e tanti angoli ancora tutti da scoprire. L'italiano normalmente non si avventura al di là dei grandi parchi degli Stati Uniti, dell'America e delle grandi città. Però davvero ci sono tanti percorsi e t-
tanti angoli ancora tutti da esplorare, l'Oregon è uno di questi, ma anche nel New England, per esempio, ci sono veramente tante chicche, tante perle nascoste. Michela, vorrei che tu ci raccontassi due itinerari, che sono due itinerari all'insegna delle isole, perché sei un amante delle isole, per cui te ne chiedo uno all'estero e uno in Italia. Cominciamo dal primo itinerario. Essendo un po' una cittadina del mondo e non avendo radici solide, credo che nelle isole riesca a ritrovare un po' la mia dimensione, riesca dopo qualche giorno ad abbracciarle e farle anche un po' mie. Partendo dall'Italia per un itinerario tutto da scoprire, mi rifaccio alle isole Eolie, nell'arcipelago delle Eolie, che sono 7 isole, sono 7 perle. In realtà io mi sono innamorata di 2 isole in particolare, Salina, che è anche l'isola dove ho deciso di sposarmi, e Vulcano. Salina perché è un'isola poetica, è l'isola dove è stato ambientato Il Postino, è anche una delle più autentiche delle isole, molto verde, e anche la montagna, la vetta più alta, di 962 metri. Tanti pensano che sia lo Stromboli la montagna più alta, invece no, è la vetta di Salina. Quindi a Salina si possono combinare veramente quasi mare e montagna, perché si passa dalle spiagge, dalle scogliere a picco, fino al trekking sul Monte Fossa. La seconda tappa invece sempre nelle isole Eolie, Michela? Sì, accennavo a Vulcano, che è un'isola sicuramente più pratica, più comoda, perché anche la prima, arrivando da Milazzo, ed è una bellissima isola perché è un'isola viva, chiaramente la... c'è l'energia geotermica, c'è un vulcano, in qualche modo la terra ribolle e ti accompagna in un viaggio diverso. È un'isola che offre anche belle spiagge ampie e quindi è anche più facile rispetto alle altre per la balneazione. A questo punto, Michela, aggiungo io la mia terza isola preferita delle Eolie, che è Stromboli. Io sono molto affezionata a Stromboli perché la considero un'isola particolarmente forte, potente. Poi da Stromboli si può prendere la barchetta e si arriva in una isola minuscola, minuscola vicino a Stromboli che si chiama Ginostra, dove non c'è nessuno. Però dove si respira un'aria in solitudine, dei paesaggi meravigliosi, quindi potrebbe essere la tappa di tutte per ogni estate. Michela, quali sono le 3 cose che porti sempre in viaggio con te? In viaggio con me non possono mai mancare la guida e la macchina fotografica al collo, proprio da brava turista che si fa subito riconoscere, no? Poi mi piace collezionare e portare con me tutti i kit di viaggio possibili e immaginabili, davvero dal cucito a tutte le mini taglie. E infine, tra le mini taglie non può mancare la piastra per capelli. Mio marito mi prende sempre in giro, però io tutte le volte che viaggio sono sempre scomposta e non mi posso vedere, allora mi porto la piastra da viaggio e ogni tanto mi do una ritoccatina, una risistemata. Quindi outfit minimal, però la piastra dei capelli ci deve sempre stare, il must, anche in campeggio quando si va nei bagni attrezzati, poi io mi porto con me la mia piastrina, è una fedelissima compagna di viaggio. Beh, Socrate non aveva la piastra per i capelli, anche perché era pelato, però come te era molto spartano e minimal nell'abbigliamento, quindi anche in questa cosa vi somigliate, solo in questa. Sì, senz'altro. C'è un detto norvegese che dice che non esiste cattivo tempo, esiste cattivo equipaggiamento. Veramente in alcune circostanze il buon equipaggiamento, l'outfit perfetto, mi hanno aiutato veramente a cavarmela tra acquazzoni piuttosto che piogge tropicali, frane. Chiaramente bisogna essere sempre pronti a tutto, soprattutto quando si esplorano mete non troppo battute dal turismo di massa o ci si improvvisa noi esploratori, no? Senza una guida. Quindi anche su questo bisogna sempre stare molto attenti e essere ben equipaggiati. Michela, ti sei mai ritrovata in un'avventura, in donna avventura, magari pure un po' pericolosa? Allora, eventi catastrofici e naturali, no, per fortuna non ne ho da menzionare, però ce ne sono state tante di avventure vissute
In primis vi posso raccontare questo aneddoto in Madagascar, che racconto sempre, è sempre questo, però di fatto è quello che mi ha più impressionata, anche perché è stata nella mia prima settimana di viaggio, in un viaggio lungo mesi che mi ha un po' segnata, ed è stata una corsa al toro. In realtà in Africa, in Madagascar, c'è il cugino della mucca, che è lo zebù. Questo zebù, in un rituale di un'isola locale del Madagascar, Saint-Marie, viene festeggiato e si organizza una sorta di corrida per l'isola. Noi ci siamo ritrovati nel bel mezzo di questi festeggiamenti senza ben capire che cosa stesse succedendo, fino a che appunto non l'hanno slegato e lo zebù ha iniziato questa corsa all'impazzata e tutti dietro a rincorrerlo. Peccato che noi fossimo proprio a tiro dello zebù e lo zebù ci ha rincorse e io mi sono ritrovata sopra la rete dell'aeroporto, del piccolo aeroporto locale, aggrappata per cercare di salvarmi dallo zebù. È stata veramente un'esperienza, vabbè, per fortuna la possiamo raccontare, però anche lì, vedi, non essere perfettamente informati e non essere consapevoli di quello che stava succedendo poteva finire male, ecco. Michela, mi hai raccontato un itinerario bellissimo delle Isole Eolie. Adesso te ne chiedo uno fuori dall'Italia. Quando penso alle Eolie, poi ripenso sempre anche alle Azzorre. Non lo so perché faccio sempre questa associazione. Le Azzorre sono sempre un arcipelago di 9 isole. Sono un arcipelago vulcanico, di origine vulcanica, e sono un arcipelago verde. Vengono infatti definite le Hawaii dell'Oceano Atlantico. E le Azzorre mi piacciono in particolare perché sono delle isole autentiche. Davvero piove tutto l'anno, infatti sono note per il famoso anticiclone, no? In realtà tanti non sanno neanche bene dove collocarle nella cartina. Ma le Azzorre sono a poco più di 2 ore e mezza di volo dal Portogallo. Quando andare in particolare, sicuramente potrei consigliare comunque l'estate, perché ha delle temperature miti tutto l'anno, ma l'estate è più piacevole perché concede qualche ora di sole in più e soprattutto perché si può godere della fioritura delle ortensie. Suggerirei un paio di isole anche all'interno di questo vasto arcipelago, perché sono 9 isole, quindi visitarle tutte risulterebbe un po' impossibile, a meno che veramente uno non voglia partire per una bella avventura, una spedizione all'insegna dell'Oceano Atlantico. E consiglierei in particolare São Miguel e Terceira. È un viaggio che potresti consigliare fatto con le amiche oppure con il fidanzato? Alle Azzorre non ci sono tanti svaghi e tanti divertimenti, quindi scordiamoci feste locali. Alle Azzorre si va veramente per un'immersione nella natura, per esperienze di trekking, per esperienze di whale watching, e quindi diciamo offrono una vacanza un po' diversa da quella che ci immagineremo con le amiche. È un viaggio un po' solitario e un po' anche alla riscoperta dei valori della tradizione, a cui tutti i portoghesi e gli azzorriani sono molto legati, ed è un viaggio molto profondo, un viaggio alla riscoperta del mare e di sensazioni magari perdute. Michela, qual è il tuo compagno di viaggio ideale? Il mio compagno di viaggio ideale è mio marito, che mi segue sempre. Lui, diciamo che è la spalla, è il braccio, quindi lui è quello che realizza normalmente foto e video, io mi porto il taccuino, la mappa, il cellulare, la macchina fotografica, e disegno percorsi e itinerari diversi, ogni volta diversi. Non torniamo quasi mai negli stessi posti. Con tutti i viaggi che hai fatto, Michela, c'è una meta che secondo te va bene fatta proprio per le amiche? 2 donne o una comitiva di un gruppetto di donne che vuole farsi un weekend lungo o una settimana in vacanza? Una bella domanda. Allora, ti voglio consigliare un viaggio insolito, certamente, e un po' all'avventura, nello spirito dell'avventura come piace a me. È un viaggio che ho compiuto qualche anno fa con una cara amica, ma si potrebbe fare anche in gruppo, meglio, ed è il Cammino degli Dèi, un centinaio di chilometri che collegano nell'Appennino Bologna-Firenze. Si può compiere in 4-5 giorni a passo spedito, oppure in maniera più rilassata, magari concedendosi una settimana.
a completo contatto con la natura, quindi veramente si è in the middle of nowhere, poco campo, pochi contatti umani, ma certamente è un viaggio che può unire, un viaggio un po' che si potrebbe definire un viaggio dell'anima, no? Alla riscoperta di se stessi. Perfetto, Michela, allora con questo tuo viaggio dell'anima non fai altro che confermarmi l'abbinamento con Socrate, che fu definito anche l'ostetrico dell'anima. Sai perché? Perché la mamma di Socrate faceva l'ostetrica, lui il filosofo, quindi è stato definito dagli studiosi nel corso dei secoli che si sono interessati a Socrate come l'ostetrico dell'anima. Lui si interessò principalmente di viaggi con la testa e viaggi all'interno di se stessi. Tu sei una persona estremamente versatile, minimal, ma sempre con la piastra in borsa, che ha viaggiato in tutto il mondo, quindi il parallelismo con Socrate mi è venuto particolarmente facile stavolta. Michela, grazie mille, ci hai fatto sognare con i tuoi viaggi solani sia nelle Azzorre sia nelle Eolie, dove ti sei sposata. Noi continueremo a sognarti e a sognare i viaggi che tu hai fatto tramite il tuo blog The Travel Lover e ci rivediamo presto. Grazie a te Laura e un saluto alle amiche di 40 Viaggi.